mangiamo tutto. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua con un nuovo video. E prodotti dal supermercato, perché in questo periodo abbiamo trovato delle cose nuove in vari supermercati. Sapete che vi abbiamo fatto diversi video, sia vlog sia recensioni di prodotti bio, insomma con buoni ingredienti, Carrefour, Ocean, Coop, veramente tantissimo. Adesso abbiamo trovato un po' di cose nuove un po' dappertutto, è vero? Siamo andate un po' insomma di varie spese che abbiamo fatto a Carrefour, ma anche all'MD, quindi vi vogliamo far vedere questi dappertutto. Nuovi prodottini, insomma, buoni che ci stanno piacendo, nuove scoperte, insomma, lo chiameremo. E allora, abbiamo trovato, ragazze, prima di tutto queste fette biscottate, ci tenevo tantissimo a farvele vedere, perché noi avevamo fatto il video delle fette biscottate senza olio di palma, avevamo fatto vedere altri due tipi, casomai ve lo lascio qua quel video così lo potete vedere, e adesso ne abbiamo trovate altre, quindi questo fatto che man mano aumentano i prodotti senza olio di palma, con buoni ingredienti, nel suo mercato, una cosa molto positiva. Queste qua sono le fette biscottate Germina, scusami Nancy, però per farlo vedere devo fare forza così, sono Germinal e sono fette biscottate al farro, quindi ottime perché sono molto proteiche, non hanno olio di palma e sono molto leggere, veramente molto leggere. Queste qua non hanno zucchero aggiunto, quindi le potete mangiare anche tipo a pranzo, a cena, sì, è vero? Sono anche salate, se vi mettete tipo il formaggio spalmato, fate una cosa salata. Sì, è vero, anzi queste qua pensate hanno anche un po' di sale, quindi è strano, non la fetta biscottata se la immagina con la cioccolata, con la marmellata, invece le potete mangiare anche, non lo so, con pomodoro per sì, dire. Sì, oppure a posto del pane, sono molto molto buone, super croccanti e saporite. Poi sempre della stessa marca, Germinal Bio, anche quelle integrali ci sono. Queste esatto. Non sono al farro, giusto? Sono proprio integrali, senza zuccheri aggiunti, con olio extravergine di oliva e anche qui il sale, quindi sempre un po' dolce salato. Diciamo che tra le due io veramente non noto grosse differenze. Sì, sono simili. Sono entrambe buone. Quelle integrali sono un po' più dure, più fragranti. Sì, però un po' più croccanti, uguali. Però sono veramente, qualsiasi trovate di questa Germinal sono buone. Anche il marchio Germinal c'è da stare attenti. Sì. Perché non tutto è senza olio di palma, quindi vero, mi raccomando, occhi aperti ragazze. Poi un'altra cosa che volevamo far vedere è questo qua, lo yogurt di soia, perché voi sapete che a noi piace tantissimo lo yogurt di soia, abbiamo fatto la ricettina della salsina. Della salsina con lo yogurt di soia. Infatti, quindi potete fare anche delle cose dolci. Questo qua, la cosa bella è che contiene soltanto praticamente la soia, non ha zucchero aggiunto, è completamente naturale. E di questa marca noi beviamo anche il latte di soia. Soya sì. San, e si trova ad esempio al Carrefour, ma anche all'Ocean, molto buono anche per i dolci, per i vegani, ma anche non per tutti, insomma, per variare, che come sapete noi variamo. Sì, è un sapore molto delicato rispetto allo yogurt. Si presta bene anche per le preparazioni salate. È vero, è vero. Infatti nella salsina noi l'abbiamo utilizzato ed era buonissima. Ma anche tipo per esempio sulla panna, sulla pasta a posto della panna, casomai farò qualche ricettina, è molto buono. E poi ho comprato questo, ovviamente. Tutte le cose qua davanti. Ovviamente ho comprato una cosa cioccolatosa, dolce e golosa. Si vede che l'hai comprati tu perché sono a cioccolato. Sono dei biscotti riso sul riso di Galbusera. Sono biscotti con cioccolato e scorza d'arancia. Questi sono veramente buoni, mia mamma ce l'ha fatti scoprire perché lei un giorno l'ha comprata e è venuta a casa con questi qua, ormai anche lei è diventata bravissima a leggere gli ingredienti e infatti sono buoni, non c'è l'olio di palma, non c'è il burro, c'è un po' di zucchero, però alla fine sono buoni dai ragazzi, sono abbastanza leggeri, poi sono proprio croccanti, fragranti, nel latte non si ammorbidiscono, sono sempre duri, mi piacciono. Ne abbiamo messo pure una foto su Instagram con questi qua, facemmo una merenda. Una merenda molto molto golosa, cioè una musca che vuoi mangiare con l'animale. Comunque noi mettiamo la foto di una merenda su Instagram, è vero, con questi qua, perché sono buoni. Anche tipo con un po' di cioccolato fondente sciolto sopra, se li volete fare più porcellosi, sono troppo buoni. Nella cioccolata calda, vabbè, sono buoni. Ragazzi, altre fette biscottate che abbiamo trovato, anche queste qua Gentilini, finalmente le abbiamo trovate perché in tante ce lo dicevate nei commenti.
ed effettivamente ma non hanno olio di palma. C'è il nostro cagnolino Cookie che ti mangia. Mi mangia i piedi. Allora, sono fette biscottate integrali senza olio di palma, queste qua di Gentilini, e sono buone, non costano neanche tanto, hanno farina di frumento integrale, hanno olio di girasole, però cosa che non mi piace tantissimo è che hanno le uova. Non mi piace perché comunque, a parte una cosa per in vegani, più che non servirebbe. Una cosa in più che non servirebbe, insomma, poi hanno miele, destrosio. Infatti sono un po' troppo dolci rispetto a quelle. Un po' troppo dolci, quindi secondo me sono un po' più caloriche. Però comunque sono buone perché comunque non hanno ingredienti, non hanno zucchero, olio di palma, appunto. Ecco qua le piadine a Carrefour, queste sempre a Carrefour, a Carrefour abbiamo comprato le piadine. Queste sono piadine, non sono integrali, però comunque sono buone perché c'è l'olio extravergine di oliva, farina di grano tenero tipo 0 e non 00, acqua e sale, sono semplici e molto molto leggere. Sono buone perché appunto non hanno né burro né strutto come gran parte delle piadine, e poi appunto perché c'è la farina 0 invece che 00, quindi è meno raffinata. Ecco, per chi magari non piace la farina integrale, questa è un'ottima alternativa. Sono sane, sono molto sane e sono molto buone. Sì, sono belle, compatte e sono molto molto spesse. Non si sfogliano, insomma, quando le fate. Poi abbiamo preso anche la pasta, vero Nancy? Sì, questa è l'MD, giusto? Ah, questa è l'MD e l'abbiamo presa, no, me l'ho dimenticata, hai fatto bene a dirlo. Che ho fatto un misto di vari supermercati. Questa ha ad alto contenuto di fibre, una penna integrale biologica. Guardate ragazze, sono troppo troppo belle e costano pochissimo, perché sapete che comunque al discount si risparmia. È fatta proprio con semola integrale di grano duro biologico e acqua, e c'ha molte molte proteine, questa con un bel ragù vegetale. Ragazze, il ragù di soia di cui abbiamo fatto il video un po' di tempo fa, buonissime. Sono buonissime, quindi ve le straconsigliamo. E poi per finire questo qua, facciamo vedere l'assieme, che wow, questo ci piace tanto. Pure viola. Viola come piace. Latte questo di avena. Ci piace tanto. Latte di avena. Cereal, che è la stessa marca che abbiamo fatto vedere le fette biscottate. No, niente, ci confondiamo. Vabbè, però qualcosa abbiamo fatto vedere in passato. C'era questa qualcosa. Marca. Sì, adesso non ricordo, ragazzi. Ricordateci nei commenti. Dov'è? Se ne va. Che sorrisino. Che cosa? Guarda, questa c'ha la memoria di ferro, sta ragazza. Che figo, abbiamo comprato anche questo. Il seitan e il tofu naturale, fatti vedere, brava, perché questi qua sono buoni, ragazze, che non hanno anche qua l'olio di palma e sono completamente biologici e sono dei piatti, diciamo, dei secondi veloci da fare. Il seitan e il tofu, è vero, non è buona questa palma. Marca è buona. Noi sapete che queste cose confezionate non ci piacciono tanto, però insomma quando si è di fretta, qualcuno in frigo lo teniamo, perché tipo questa è di seitan, è un tipo un burger di seitan molto ricco di proteine, lo metti nel forno, un contorno, zac, ed è fatto. E brava Nenzina che si è ricordata, questo latte di avena molto buono perché non ha zuccheri aggiunti e a basso contenuto di grassi. Voi sapete che noi variamo tanto il latte vegetale, ne beviamo di soia, di mandorle, di cocco, un po' di tutto. Questo di avena è proprio leggero, semplice, un sapore proprio delicato. Un sapore molto delicato, ha poche calorie, e l'unica cosa che, a differenza di quello di soia, non ha tantissime proteine. Però comunque è molto molto buono il latte di avena, anche per farvi un bel cappuccino è buonissimo, quindi a me piace. Per chi non piace il latte di soia con sapore molto più importante, la mattina a colazione è molto molto delicato, con un po' di caffè o di cacao diventa buonissimo. Mangiamo tutto, yeah! Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, metteteci un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e lasciateci tanti commentini se avete trovato queste cose, se ci volete consigliateci altre cose bio, altre cose senza olio di palma. Buone buone, noi amiamo i vostri commenti. Andiamo veramente al supermercato come al solito e scopriamo tutto. E poi mi dice: sai, le ragazze hanno scritto questo, hanno scritto quello. Quindi ci piace tantissimo leggere i vostri commenti. Che dirvi, ragazzi, vi mandiamo un bacio grandissimo. Se non siete ancora iscritti a questo canale, mi raccomando, iscrivetevi. E vi mandiamo ancora un bacio. Ciao!